Grandissima attesa per il concerto che LP terrà domani, giovedì 21 luglio, all'Anfiteatro La Civitella di Chieti. Accanto alla nota cantautrice statunitense di origini italiane, il comune, con la deputazione teatrale del Marucino, propone tre serate dove si ride e si canta. Stasera il comico Maurizio Battista, domani appunto LP, e dopodomani gli intramontabili della musica, Venditti e De Gregori, il vice sindaco di Chieti, Paolo De Cesare. Detto fatto, avevamo promesso sin dai tempi della campagna elettorale di occuparci di questo straordinario contenitore del parco archeologico della Civitella e segnatamente dell'anfiteatro. Ci siamo riusciti mediante un accordo di convenzione pluriennale che ci consentirà di gestire gli spazi. Abbiamo intercettato degli sponsor molto autorevoli che ci hanno consentito di allestire anche tutto il parco archeologico, e oggi siamo qui per presentare dei nomi di caratura internazionale grazie a degli avveduti e illuminati imprenditori, i quali appunto ci porteranno questi artisti che di fatto consentiranno anche una ripresa dell'economia del centro storico per quello che sarà il flusso di partecipazione. Gianfilippo Di Felice, Alena Entertainment, uno degli organizzatori. Sì, sono in rappresentanza di una delle società coproduttrici della rassegna. Le altre due sono la Elite Agency Group di Sandro Michetti e la 2010 di Gianluca Bonanno e Vincenzo Berti. In particolare questa sera partiamo con Maurizio Battista, che aprirà la rassegna appunto qui alla Civitella oggi 20 luglio. Domani sera un ospite internazionale la cui data è ormai bloccata da un anno e mezzo, che il pubblico aspettava veramente con ansia, aspettava tutto il tour nazionale, e abbiamo in esclusiva la data per tutta la costa adriatica qui appunto a Chieti con LP. L'origine del nome Laura Pergolizzi ci fa capire perfettamente che abbiamo comunque una nostra connazionale e con nonni paterni e materni di origine italiana. Chiudiamo con un duetto che non ha bisogno di presentazioni, la storia della musica italiana, Venditti De Gregori, concerto sold out da due mesi ormai, e è uno spettacolo veramente imperdibile. Hanno inaugurato il tour il 18 giugno con una strepitosa data allo Stadio Olimpico, li aspettano tutti.